Mentre ci si avvia verso la riconferma del segretario generale dell'autorità portuale, monta la polemica tra il presidente Aralambides e il Partito Democratico sulla delicata situazione in cui versa il porto di Brindisi. L'escalation criminale registrata sull'intero territorio provinciale genera grande preoccupazione e tensione tra le comunità cittadine. Dopo la cruenta rapina consumata ai danni dell'imprenditore Nico Carparelli a Fasano, interviene il sindaco Lello Di Bari. Nuova tappa nell'avvertenza Italpol a Brindisi. Questa mattina, in occasione del nuovo vertice azienda-sindacati, i lavoratori sono scesi in piazza per un sit-in. Il complesso e conflittuale rapporto tra donne e lavoro al centro dell'importante convegno organizzato a Mesagne dal Partito Democratico. L'assessore regionale Elena Gentile illustra le novità introdotte dal governo Vendola. Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Si riunirà nei prossimi giorni a Brindisi il comitato portuale per decidere la nomina del segretario generale che, salvo clamorosi sviluppi, dovrebbe sancire la riconferma dell'attuale segretario Nicola Del Nobile. Intanto però monta la polemica tra il presidente dell'autority Aralambides e il senatore del PD Salvatore Tomaselli, promotore di una specifica interpellanza parlamentare sulla delicata situazione che attraversa il porto di Brindisi, interrogazione alla quale Aralambides risponde utilizzando la rete. Stefania Franciosa. Il presidente dell'autorità portuale di Brindisi, Hercules Aralambides, utilizzerebbe dunque il più famoso social network per rispondere ad attacchi, provocazioni e commenti di rappresentanti istituzionali, esponenti politici, operatori portuali e liberi cittadini in merito al suo operato alla guida dell'ente. L'ultima risposta in ordine di tempo sarebbe quella di qualche ora fa al senatore del PD Salvatore Tomaselli, che lo ricordiamo ha presentato un'interrogazione al ministro dei trasporti in cui chiede un'ispezione ministeriale sulla crisi del porto di Brindisi. Di certo ironico il commento di Aralambides, il quale ha commentato su Facebook facendo i complimenti al senatore per l'iniziativa che egli sosterrebbe fortemente, aggiungendo però che chiederà lo stesso al suo vecchio amico e collega Mario Monti. Riferimento dunque chiaro ad un legame di amicizia fra il presidente dell'autorità portuale e Monti. Intanto è convocato per il prossimo 22 marzo il comitato portuale. All'ordine del giorno la nomina del segretario generale sulla questione. Interviene oggi il consigliere regionale della Puglia per Vendola Giovanni Brigante, candidato sindaco alle amministrative a Brindisi. Più che di nomina sarebbe opportuno parlare di conferma, ha commentato Brigante, secondo il quale Aralambides proporrà il prolungamento del contratto dell'attuale segretario Del Nobile. Due i problemi sollevati da Brigante: la sentenza del TAR ancora in atto dopo il ricorso dell'ingegner Casilli e la durata del contratto del segretario generale, contratto che dovrebbe essere triennale secondo Brigante, così come il mandato del presidente dell'autorità portuale. Secondo Brigante ancora la soluzione ideale sarebbe la nomina di un segretario generale reggente con incarico temporaneo, in attesa che i giudici si esprimano sulla validità della nomina di Aralambides. Lasciamo in primo piano il porto di Brindisi, questa mattina al centro di un convegno organizzato dall'Italia dei Valori dal titolo Brindisi piattaforma logistica nel Mediterraneo. Il servizio. L'Italia dei Valori ha illustrato nel corso di un convegno che si è svolto presso la Biblioteca Provinciale a Brindisi contenuti e le motivazioni di un proprio progetto organico di valorizzazione e di interconnessione delle strutture logistiche esistenti da realizzare nel capoluogo. Brindisi, è stato detto, può avere un ruolo centrale nel sistema dei collegamenti europei e mediterranei. È un progetto su cui sono mesi che ci lavorano. Diciamo che il professor Giurlo, noi l'abbiamo delegato ad affrontare questo problema già credo circa un anno fa, per cui viene da lontano, non è speculare al momento direi elettorale. È un problema che abbiamo voluto affrontare in termini tecnici e assolutamente concreti per fare delle proposte concrete a chi poi decide, ai decisori direi soprattutto alla regione. Si comincia a parlare finalmente di sistema portuale e di sistema Puglia. Io spero che si continui su questa strada, ma comunque va assolutamente presa in considerazione uno sviluppo concreto e uno sviluppo che ben si confà con quello che sono le specificità di questo porto. All'iniziativa pubblica ha preso parte anche il candidato sindaco Roberto Fusco, sostenuto anche dall'Italia dei Valori. Il problema del porto è un problema caldo, focale, durante tutto il periodo dell'amministrazione della città.
questa città, la città di Brindisi, ha avuto i suoi momenti di prosperità quando il porto funzionava, nella storia millenaria, ed ha avuto la sua decadenza quando il porto non funzionava. Quindi sul porto noi dobbiamo concentrare tutte le nostre attenzioni, ed ecco perché ben venga questa proposta dell'Italia dei Valori che prospetta una delle soluzioni del porto. Voltiamo pagina. Dopo l'ennesima cruenta rapina consumatasi sabato sera nell'entroterra fasanese, monta la paura tra i residenti anche delle numerose contrade per l'escalation criminale che sta toccando vertici inimmaginabili con violenza gratuita e pressioni psicologiche devastanti. Sulla questione abbiamo ascoltato il sindaco di Fasano, Lello Di Bari. L'invito rivolto a tutti gli imprenditori locali è quello di installare telecamere di sicurezza nelle ville e agli ingressi delle abitazioni. È quanto ha detto il sindaco Lello Di Bari ai nostri microfoni dopo l'ultima feroce rapina di sabato scorso che ha colpito Nico Carparelli e la sua famiglia, in cui l'imprenditore e suo suocero sono stati picchiati con mazze e fucili riportando ferite alla testa. Dinamica molto simile ad altri casi avvenuti nell'ultimo anno. Sicuramente un fatto molto grave che va ad aggiungersi ad altri fatti analoghi avvenuti nel corso degli ultimi 5 anni qui a Fasano. Qui si è aggiunto purtroppo l'allarmante dato di una violenza gratuita nei confronti degli amici che erano stati fatti segno di sequestro. Io mi sono sentito personalmente con il prefetto di Brindisi, Sua Eccellenza il dottor Preti, con il quale abbiamo convenuto che occorre si vederci, ma quando avremo dei dati di fatto su cui poter lavorare per cercare di arginare questo fenomeno che preoccupa giustamente tanta parte della popolazione, ma soprattutto una certa fascia che è quella degli imprenditori. A me dispiace che in queste circostanze fatti così gravi vengano usati a puro scopo elettoralistico. Sono contento da un lato che il senatore Latorre cominci ad interessarsi della sua città, credo che non l'avesse mai fatto o in pochissime occasioni, ma da qui a richiedere al Ministro una task force per presidiare Fasano per evitare che accadano altri fenomeni, e allora bisognerebbe chiedere al Ministro 8.300 task force, perché in tutti i comuni d'Italia purtroppo accadono di questi fatti. Quindi mi dispiace che si strumentalizzi a fini elettoralistici un fatto così grave. Io ho espresso la mia solidarietà all'amico Nico Carparelli, sono vicino a loro per questa brutta avventura che hanno dovuto passare, e sono sicuro che insieme al prefetto di Brindisi e alle forze di polizia operanti sul nostro territorio potremo tracciare un piano di intervento per un controllo più assiduo e più frequente del nostro territorio, anche se purtroppo questi delinquenti hanno dalla loro il vantaggio della sorpresa, possono agire in qualsiasi momento ed in qualunque luogo, e sicuramente non si può evitare che questo accada. Però, ripeto, con un controllo maggiore da parte delle forze dell'ordine, ma più che maggiore direi coordinato fra le varie forze dell'ordine presenti sul territorio, e con ausilio anche della videosorveglianza che a breve avremo, io credo che qualcosina potrà farsi. Per il resto, ma su questo colgo anche un'esortazione del precedente prefetto, che invitava proprio in occasione di altri fatti analoghi successi tutti gli imprenditori ad attrezzarsi anche personalmente con videosorveglianza, con la possibilità di poter quantomeno ridurre questo brutto fenomeno. Parliamo ancora di cronaca. Si è costituito nelle primissime ore della mattinata di oggi Oronzo Iaia, 28enne, uno dei due giovani sfuggiti all'alba di ieri al blitz dei carabinieri della compagnia di Fasano e della stazione di Ostuni, eseguito nell'ambito dell'operazione battezzata Pantera, che ha portato con quella di oggi all'esecuzione di 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, soprattutto hashish e marijuana. Questa l'accusa per tutti gli arrestati. Il 28enne tratto in arresto nella mattinata di oggi, chiamato però a rispondere anche di estorsione, insieme al 26enne Daniele Sgura, anch'egli ostunese. Cambiamo ancora argomento, nuova tappa nell'avvertenza Italpol, l'istituto di vigilanza che dal 1 marzo ha annunciato la sospensione della sua attività su Brindisi, mettendo a rischio il futuro occupazionale di 38 dipendenti. Questa mattina, mentre era in programma un nuovo incontro tra azienda e sindacati presso l'assessorato del mercato del lavoro, il comitato dei COBAS del lavoro, guidato da Bobo Aprile, ha organizzato un sit-in per farsi portavoce delle istanze dei lavoratori. Vediamo.
Ancora incerto il futuro occupazionale di 38 dipendenti dell'Istituto di Vigilanza Italpol. Come è noto, l'azienda ha ormai ceduto le proprie attività residue ad altri due istituti di vigilanza, Ivri e Sicurpol. Per 18 lavoratori si è concluso il passaggio alle altre aziende. Si tratta delle guardie giurate che operano presso il porto e l'ASL, ma per gli altri si prospetta lo spettro della cassa integrazione. Noi siamo convinti di una cosa, che il lavoro c'era, c'è ancora, e qualcuno inopportunamente ha sostituito intanto in fase di licenziamento questi lavoratori con altri che stanno realizzando doppi e tripli turni. Quindi noi chiediamo che questi lavoratori che vengono lasciati da Italpol in modo volontario per una crisi aziendale grossa, economica, vengano trasferiti alle nuove aziende che stanno effettuando i servizi che appunto i lavoratori effettuavano precedentemente. E noi la volontà, quando non è positiva, cerchiamo di trasformarla, quindi di necessità facciamo virtù. Abbiamo convinto l'assessore dell'opportunità, e lo è stato in prima persona anche convinto, di invitare le ditte che stanno realizzando, dopo che Italpol ha lasciato, il servizio al posto di Italpol. Quindi ci saremo con le aziende Sicurpol e Ivri, che dovranno appunto impegnarsi a prendere il personale, perché così secondo noi non può essere diversamente. Si tratta di 38 famiglie sicuramente che dovranno affrontare difficoltà se ciò non dovesse avvenire. Io credo, ma voglio pensarci dopo, perché prima vogliamo tentare ciò che è possibile realizzare. Quante più persone possibile, cercare di farle ritornare al lavoro immediatamente, oltre alle 18 che è stato già realizzato. Quindi il tentativo è di quante più persone legittimamente devono tornare al lavoro. Se rimangono ancora dei problemi, continueremo a guardarli e a cercare di risolverli al meglio. Restiamo a Brindisi, dove il candidato sindaco di Sviluppo e Lavoro, Giovanni Bigrante, ha incontrato questa mattina il commissario prefettizio Bruno Pezzuto. L'incontro era stato chiesto nei giorni scorsi dallo stesso Briganti al fine di affrontare alcuni temi di grande attualità, come il bilancio di previsione dell'amministrazione comunale, il piano triennale dei lavori pubblici, la raccolta dei rifiuti, la messa in sicurezza della falesia lungo la costa nord. Abbiamo chiesto al commissario, evidenzia Bigrante in una nota, di poter esaminare con cura tutti i documenti relativi agli impegni di spesa al fine di poter suggerire eventuali modifiche. Il dottor Pezzuto ha dimostrato grande disponibilità e attenzione alle nostre richieste e ci consegnerà, annuncia Bigrante, tutti i documenti in fase di preparazione, assicurando che le nostre richieste di correzioni saranno prese in considerazione dalla macchina burocratica. Il tutto ovviamente dovrà essere a saldo zero, cioè senza variare la spesa totale prevista dal bilancio. Ritorniamo a Fasano, dove l'area centrale della zona industriale sarà presto dotata di un'efficiente rete di pubblica illuminazione. Nelle ultime ore, infatti, la giunta comunale, guidata dal sindaco Lello Di Bari, ha dato mandato al Dipartimento Lavori Pubblici di adottare tutti gli atti necessari per avviare l'iter del progetto. Francesco Roma. La Giunta di Bari ha dato mandato al settore comunale dei lavori pubblici di adottare tutti gli atti necessari a dotare la parte centrale della zona industriale nord di Fasano, direzione Monopoli, della rete di pubblica illuminazione. Sulla scorta di segnalazioni, giunte anche nel corso dell'assemblea organizzata dall'Associazione Zona In di residenti nell'area in questione, l'amministrazione comunale ha pensato di dare risposte concrete e su proposta del consigliere comunale Donato Ammirabile, delegato ai lavori pubblici, è stata individuata una direzione certa da perseguire. Innanzitutto, la decisione è caduta su quattro vie, quelle che attraversano l'area e consentono la diretta immissione nelle varie traverse che da lì si diramano. Le arterie individuate sono le vie Sant'Oronzo, dell'Industria, dei Trasporti e della Chimica. Per quel che riguarda i fondi da utilizzare, si è deciso di attingerli da una parte dei fondi già destinati a coprire i costi dell'appalto relativo alla manutenzione e ai lavori di piccoli ampliamenti della pubblica illuminazione. I lavori potranno avere inizio entro la prossima settimana. Via Sant'Oronzo in particolare sopporta carichi di traffico del tutto insostenibili, e questo anche a causa delle anguste dimensioni del cavalcavia sulla superstrada Bari-Taranto. Quindi i problemi di viabilità vengono acuiti. Pertanto la dirigente dei lavori pubblici Rosa Belfiore sta già operando affinché al più presto via Sant'Oronzo possa essere dotata di un efficiente impianto di pubblica illuminazione. I fondi per un solo anno si aggirano intorno ai 125.000 euro e sono destinati alla ditta vincitrice dell'appalto, la De Giorgi Global Service SRL di San Donato di Lecce. Nella giornata di lunedì prossimo saranno consegnati ufficialmente alla ditta i lavori
e la stessa pertanto potrà cominciare ad effettuare gli interventi di manutenzione sugli impianti di pubblica illuminazione che sono disseminati su tutto il territorio del comune di Fasano. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco per la seconda parte del TG.